non sono scema, non sono nata ieri. Tu ti stai inventando solo delle scuse, perché invece quando si tratta di suonare col gruppo hai sempre tempo, no? Sì. Oh, che bella gattina, vieni in braccio a Gaia, amore mio. Ah, con te sta buona. Probabilmente si è resa conto che ho paura dei gatti. Può darsi? Sì. Maledetta gatta. Non pensare più a Martin. Chi è? Martin, che ci fai qui? Niente, è solo che non riesco a non pensare a te. No, aspetta, è pericoloso, non puoi stare non qui. Non mi importa. Luz, sono Alessandro, ci sei? I ragazzi mi hanno fatto proprio dei regali bellissimi. Già, si nota che li hanno fatti con tanto amore. Sì. Peccato che non li rivedrò mai più. Miranda, io non capisco quello che dici. Toto, ho bisogno che tu mi aiuti. Sì, aiutarti a fare che cosa? Voglio andarmene di casa per sempre. Avevo bisogno di vederla un'altra volta e abbracciarla. Posso? Certo. Bravo, così. Bene, bene. Vai pure da quella parte. Quando l'abbraccio sento qualcosa. Cosa esattamente? È una sensazione come se. Se già ci fossimo abbracciati in passato. Ma questo è impossibile perché. Non lo so, non capisco. Chi è lei? La mia fidanzata le ha fatto davvero una bella domanda. Perché non ci racconta chi è veramente? Ci racconta di lei, Felipe? Niente, non devo raccontarvi niente di me. Io invece credo che abbia una storia interessante da raccontarci. Di che storia parlate? Alessio, avevamo detto di non raccontare niente a Luna. Perché non volete raccontarmi niente? Perché non dovremmo raccontarle niente? Ma che succede? Che cosa sono questi indovinelli? Stiamo parlando con lei, professore. E va bene. Vedi questa donna? Sono io. No, non sei tu. È una donna che certo ti somiglia che sono molto, io, ma questa, non sei. Sono io. Non sei. Che cos'è, uno scherzo? Allora, è uno scherzo? No, non è uno scherzo, è Eugenia. Lei è l'amore della mia vita. Al di là del tempo e dello spazio. Lei è il mio grande amore. Eugenia, ma perché mi somiglia tanto? Sì, perché? È una casualità.
È un caso se assomiglia all'amore della mia vita. Bravo, Felipe. Come sei diplomatico, come sai mentire con eleganza. Signor maestro, perché dice che le sta mentendo? Non le sta mentendo? Sì che le sta mentendo. Ah. La donna del medaglione non è nessuna Eugenia. È sempre Luna, ma moltissimi anni fa. E perché le ha mentito? Perché non vuole avere problemi con Alessio. Ma li avrà. E come se li avrà? Bene, ora devo andare perché le ragazze mi stanno aspettando per le prove. Beh, in realtà loro aspettano Lucilla. Ah, certo, quindi vado. Certo, lei deve andare e fare perfettamente la parte di Lucilla, giusto? Le ragazze, queste sciocche della Mastery School, non devono minimamente sospettare di avere di fronte Renata. No. Quindi vada, cara. Ciao. Vada pure, vada. Renata, visto? Ha visto? Non si è girata? È un genio come me. E come lei, signor maestro. Lei è un genio. Beh. Luz, ci sei? Luz? Luz, sono Alessandro, ci sei? Bene, se n'è andato. Sì, ma perché non mi hai lasciato aprire la porta? Che stai facendo? Fermati, basta! Non farlo mai più, Martin. Perché? Non ti è piaciuto? Sì. Sì. No. Sì, sì o no? Non capisco. Martin, sì, mi è piaciuto, ma questo noi non possiamo farlo. Basta, ne abbiamo già parlato. Facciamo parte della stessa famiglia, ma siamo solo lontani parenti. Vedi, non è solo questo. C'è qualcos'altro. Ci sono delle cose della mia vita, dell'altra mia vita, che non ti ho mai raccontato. No, no, tu non vai da nessuna parte, te lo dico io. Ah, no? No, perché è una follia, pensaci. Sai qual è la follia? Vivere con una persona che ti ha mentito per tutta la vita, questa è la follia. D'accordo, hai ragione, ma a volte le persone sbagliano, come tutti del resto. Però credo che dovresti perdonarla. No, non la perdonerò. Ma perché no? Va bene, tua madre ha sbagliato, forse hai ragione, ma lei ti ha cresciuta e ti ha dato tanto amore. E sono convinto che tu oggi sei quello che sei grazie a lei. Toto, niente di quello che dirai potrà farmi cambiare idea. Il rapporto con mia madre, con Victoria, è finito. Va via! Via! Non mi fai paura, non mi fai paura. Spostati da lì, devo salire. Rita! Rita! Rita, mi puoi aiutare? Che cosa succede? Ma perché grida in questo modo, cara Lucilla? Rita, c'è il gatto. La prego, lo porti via. Mi fa paura. Mi sembrava di aver visto un bel gattino. No, in realtà dovrei dire gattina, perché qui niente come sembra. In realtà è un essere umano. E il suo nome è? Rita, davvero, la porti via. Mi rende molto nervosa. Mi fa troppa paura. Però vede, se n'è andata da sola. Beh, mi scusi, Rita, ma ho paura che mi faccia qualcosa. Quindi pensavi che quella fossi io e ti sei ingelosito? Sì. E perché non mi hai detto niente di quello che stava succedendo? Perché pensavo fosse meglio così per il momento, ma in realtà avrei fatto meglio a parlartene subito. Sì. È davvero incredibile, da non credere. Assomiglio veramente a quella donna. È incredibile, sì. Le assomigli davvero. Ma sai una cosa? Tu sei l'amore della mia vita e ti amerò per sempre. Scusate ragazzi se vi interrompo. Ecco, noi sì? Stiamo andando in clinica. Vuoi venire anche tu, Luna? Andiamo a prendere Miranda, la portiamo a casa. Sì, vai anche tu. Bene, però lasciala, altrimenti non può venire. Sì, la lascio. Aspetta, dammi prima un bacio. Lasciala, Miranda ci aspetta, andiamo. Sì, andiamo.
Rita, perché non l'ha trasformata in un uccellino o in una farfalla? Aia. Perché è proprio in una gatta. Mia cara, apprezzi quello che ha fatto Eusebio e la smetta, ok? Non posso stare sotto il suo stesso tetto. Ah, mi stia a sentire con le sue lamentele. Mi ha fatto una testa così. Sono stanca, stanca, capisci? Ho la sensazione che possa apparirmi davanti in ogni momento e non voglio. Ma non si è esagerato. Che le può fare quella povera amicetta? E se entra nella mia stanza? E allora? Non può farle niente. È soltanto una gattina. Magari quando faccio la doccia potrebbe farmi così. Ah, no, i gatti hanno il terrore dell'acqua, non sì, lo sapevi? Sì, ma se dovesse entrare mentre sto dormendo, che faccio, sì, certo. Rita? Se dovesse entrare mentre sta dormendo, non c'è problema, perché con le sue fusa le cullerà il sonno. Sarà piacevole, cara. No, io sto parlando di una cosa seria. Quando è davanti a me, la guardo negli occhi, sento che sta tramando qualcosa, capisce? Sono sicura che prima o poi mi farà qualcosa. Mi farà qualcosa, ne sono certa. Non ti lascerò in pace, Renata. Tu e Eusebio mi avete trasformata in un gatto, ma non me ne starò qui a guardare. Ti renderò la vita impossibile. Quando Eusebio mi fece prigioniera nel 1973, ero perdutamente innamorata di Sebastian. E anche lui di te? Sì. Sì, eravamo le due persone più felici al mondo e ci siamo giurati amore eterno. Beh, d'accordo, capisco che ti possa far male, però devi pensare, Luz, che da allora sono passati quasi 40 anni. Sì, va bene, ma io non la vedo così. Per me il tempo che è passato è quello che abbiamo trascorso qui. Ma non è così, sai che non è vero. Hai sentito che ha detto Felipe? Ci ha chiesto di non pensare al nostro ritorno. Beh, Martin, non è così facile per me. Ecco, io non voglio perdere la speranza. Vorresti tornare nella tua epoca rischiando di perdere tutto questo? Sì. Sì, non lo posso negare. E se dovessi trovare tutto cambiato? Non credo che avrò difficoltà ad adattarmi. È stato lo stesso anche qui. Dopotutto è la mia gente, la mia famiglia, la mia storia, è la mia vita. Non insistere. E se lui dovesse stare con un'altra? A questo non ci avevo pensato, non ci ho pensato e non voglio pensarci. E non voglio nemmeno creare a te delle false aspettative. Sì, certo, ma questo non mi interessa. Voglio solo sapere cosa pensi di me e cosa provi per me. Non mi va di parlare di questo. Ho bisogno di sapere cosa provi per me, Luz. Sabes che non esiste nadie, nadie. Ragazze, sapete che ora è? Non ditemi più che arrivo sempre tardi alle prove, visto che Luna ancora non c'è. Sì, ma con tutta la storia di Miranda, per Luna è un momento difficile. Sì, è un momento molto difficile per lei. Certo, con la poverina si può essere comprensivi, con me no. Siamo comprensive con Luna perché è molto buona. Sì, sì, è molto buona e non si merita che qualcuno parli male di lei quando non c'è. Va bene, ma non difendetela così tanto, non è che... Ragazze, ho parlato con Luna e mi ha detto che lei stava andando in clinica. Però vi prega di aspettarla per le prove, tra poco ritorna, ok? Ivo, aspetta. Ho bisogno di parlare un secondo con te. Con me? Dimmi. Volevo dirti una cosa, ma in privato, se è possibile. Ok. Torno subito. Valentina, quella ragazza non perde un minuto, non perde tempo. Non aveva detto che si era tolta Ivo dalla testa e adesso gli corre dietro. È strano, non trovi? Perché non stai zitta, Lucilla? Oh, ma che isterica. Bene, finalmente andiamo a casa. Mi sei mancata tanto, non sai com'è la casa senza di te. Luna, per favore, metti tutto dentro la borsa. Certo, sta tranquilla. Ok. Avete già raccontato ai ragazzi del collegio che io e Luna siamo sorelle? Io non ho ancora parlato con nessuno. Io nemmeno. No, nemmeno io. Ah, bene. Glielo dico io, se vuoi lo faccio io. Ah, Luna, scusa, c'è la mia vestaglia lì dentro. La prenderesti? Ah, sì, sapevo, sì, certo, che avrei dimenticato qualcosa. Bene, con questa la borsa è pronta. Perfetto, comincio a prendere il resto delle cose. Queste le porto io. No, non disturbarti. Luna, le porti tu? No, ci sono io, la borsa la porto io. Ah, grazie, Tato. Io porto il mio unicorno. Andiamo? Ah, sì, andiamo. L'unicorno è un animale divino che porta sempre molta fortuna. Andiamo? Le passerà, Victoria, stia tranquilla. Le passerà, si vede dal viso che sta già meglio. Per me sei soltanto un amico, un buon amico. Beh, per me invece sei un'altra cosa. Mi dispiace. Luz, non posso nascondere quello che provo per te adesso. Scusami, non posso dirti altro. Va bene. Però ti dico una cosa. Io non mi darò mai per vinto.
Che vuoi, Gaia? Ad essere sincero, non ho molta voglia di parlare con te. Beh, senti, Ivo, se sono qui è soltanto perché voglio aiutarti. Aiutarmi a fare cosa? Ecco, aiutarti a risolvere la situazione con Valentina. Non so come spiegartelo, Ivo, ma non voglio Ivo, il tuo aiuto. Ivo, vuoi ascoltarmi? No, un non secondo. Voglio. Ci ho pensato tanto. E ho capito di aver sbagliato. Io non sapevo che cosa stavo facendo. Come potevo pensare che nascesse qualcosa tra noi se tu sei innamorato di Valentina? Già. Ho capito che per inseguire qualcosa che non c'è e non succederà mai, sto perdendo l'opportunità di poter essere tua amica. Noi amici? Non siamo mai stati amici. Sì, non siamo mai stati amici, ma potremmo esserlo. Ascolta, vorrei... Mi piacerebbe che ti fidassi di me. Mi piacerebbe poterti raccontare le mie cose e confidarmi. Sì, ecco, vedi, io penso che non si possa diventare amici da un giorno all'altro. Ciao, Gaia, no, allora, no, da oggi noi due so siamo amici, non ok? Non si diventa amici da un giorno all'altro, però per poter essere amici dovremmo provarci. E veramente, credimi, mi piacerebbe tanto. E a te? A te piacerebbe essere mio amico? A me no. Sinceramente, no. Ho già molti problemi e non voglio averne altri. Scusami, Gaia. Bene, benvenuta a casa, Miranda. Applauso! Ah, guarda che bella festa che ti abbiamo. Il cartello con scritto benvenuta, Miranda. I dolcetti al latte che ti piacciono tanto. Ah, che abbiamo buone. Fatto tutto per te. I dolcetti li mangio tutti io, eh? Va bene, no, va eh? Bene. Allora... Tesoro, sono molto felice che tu sia tornata a casa, Miranda. Non voglio più vivere qui. Come? Miranda, cosa ci siamo detti alla clinica? Voglio stare con Luna. Ho bisogno di stare con mia sorella. Anch'io, Miranda. Beh, però... Potete stare insieme comunque. Potrai vedere Luna quando vorrai, Miranda. Eh? No, credo proprio che non abbiate capito. Io voglio vivere con lei. Miranda, tesoro, per favore, resta qui, te lo chiedo, per favore. Voglio trasferirmi nel collegio. Voglio andare a vivere nella sua stanza con lei, come due sorelle. Scusate, perché non facciamo una cosa? Perché Luna non viene a vivere qui? Che bella idea, un'idea geniale, dammi il cinque! Però ci sono anch'io e come papà do il consenso, va bene? Ok? E io, come sorella, accetto. E allora? Siamo d'accordo. Luna viene a vivere in questa casa. Vai a prendere le tue cose, no? Se siete tutti d'accordo, iniziamo a mangiare? Sì, certo, ho una fame. Ah, sono ancora caldi i popcorn. Ehi, sorellina, sei contenta che io venga a vivere qui con te? Vai a prendere le tue cose, prima... prima che ci ripensi. È proprio necessario farlo. Non c'è altro modo, Paul. Ma non pensi che ti creerà problemi? Sì, è possibile, però sono stanco di rimandare le cose nella mia vita. Non rimanderò più niente. E se questo creerà dei problemi, li affronterò. Posso farti una domanda? Sì, certo, dimmi. Prima che succedesse tutto questo, che facevi? Giocavo a calcio, è sempre stata la passione della mia vita. Tu non sai quanto mi manca, Paul. Ti piace così tanto? Sì, sarei diventato un professionista. Senti, riguardo a quello che vuoi fare, fa attenzione. Sì, ma tu non devi preoccuparti. Beh, a che servono gli amici? Grazie, grazie per avermelo detto. Sono tuo amico. Andrà tutto bene. Bene, voglio dirvi che sono molto contento del lavoro che avete realizzato. Davvero? Sì. Beh, non solo contento, ma sono anche molto sorpreso. Beh, anche noi siamo sorpresi, perché non abbiamo mai fatto tante cose insieme. Sì, però più che sorpresi siamo un po' stanchi. Sì, soprattutto noi sì. Che ci ha toccata la parte peggiore. Tieni, mi Tobia. No, a noi è toccata la parte peggiore. No, sì, niente è toccata a noi. Ragazzi, 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 per favore, non cominciate a discutere ora. Tutti avete fatto un grande sforzo, però la parte difficile sta per iniziare adesso.
Scusi, professore, sa come sta Miranda? Per fortuna sta bene ed è già a casa sua. Ah. È già tornata a casa? Sì, è a casa. Allora possiamo farle la sorpresa che le abbiamo preparato? Certamente, voi avvisate gli altri ragazzi di farsi trovare d'accordo. Qui tra un'ora e io vado ad avvisare Miranda. Perfetto, va d'accordo. Bene. Andiamo. Ah, che bello! Lo sai che Gaia è così? Sì, lo so, però mi dà fastidio. Sta sempre in mezzo tra me e Ivo. Non so come fare. Non preoccuparti di Gaia. Piuttosto devi pensare a sistemare le cose con Ivo. Questa è la cosa importante. E come faccio? Ivo non vuole neanche vedermi. È arrabbiatissimo con me. Beh, sì, certo che è arrabbiato. Vale, scusa, non devi prendertela. Ma stavolta hai esagerato. Bene, grazie per l'aiuto che mi dai, se vogliamo dire così. Valentina, non devi prendertela. Ecco, non capisco perché ti sei comportata in quel modo. Davvero, non capisco. Non importa perché l'ho fatto, ormai è successo. L'unica cosa che mi interessa adesso è riuscire a parlare con Ivo per dirgli che non mi interessa il quadro astrale e che voglio stare con lui e basta. Ok, ascoltami. Tranquillizzati e sii positiva. Ora perché non vai a farti bella? Poi vai a cercarlo e prova a parlare con lui. Questo devi fare. Sì, Emma, l'ho già fatto. Sono già andata a parlare con lui, però... No, aspetta. Ci hai provato e non ha funzionato. Fallo di nuovo, insisti. Fa quello che vuoi, ma devi parlare con lui. E poi, riguardo Gaia, lasciala stare, non dirle niente. Lascia che faccia quello che vuole, Vale. Vuole essere tua amica. Ah, questo è quello che mi ha detto. E tu non le credi? Le dovrei credere? No. Fai bene a non crederle. Sì, lo fa soltanto per infastidire Valentina. Tu pensi? Sì, certo, non c'è nessun dubbio. Però perché dovrebbe farlo? Io non sto più con Valentina. A Gaia questo non importa, lo fa perché sa che a Valentina piace ancora. Ok, basta, non ce la faccio più, sono insopportabili. Chi? Le ragazze, sono tutte insopportabili, non voglio più parlare con loro. Sapete che vi dico? D'ora in poi starò da solo. Oh, tu? Tu sarai da solo? Sì, perché? Non ci credi? Non farmi ridere. Ti faccio ridere. Da quando ti conosco non ti ho mai visto senza una ragazza o una fidanzata. È vero, nemmeno io, confermo. Va bene, d'ora in avanti non parlerò più con nessuna ragazza. Vi giuro che Ivo non parlerà più con nessuna ragazza a partire da questo momento. E ve lo prometto e lo sottoscrivo. Io finché non ti vedo non ci credo. Nemmeno io. Dovrò vederti per crederci. Beh, anch'io finché non ti vedo non ti credo. Va bene, mi vedrete. Avanti, chi è? Ciao! Ciao! Ehi, ciao! Ragazzi, siamo venuti a dirvi che tra 50 minuti e 29 secondi ci riuniremo all'ingresso per fare una sorpresa a Miranda, che ve ne pare? Ok, ci saremo. Veniamo. 26. Saremo 25, puntuali. 25, 24. Ciao, vi aspettiamo. Neanche con loro voglio parlare. Bene, Toto sta portando l'ultima valigia e poi è tutto qui. Voglio fare tante cose. Comprare due letti uguali, cambiare la tappezzeria, prendiamo un armadio più grande. Dico di no, così è perfetto. No, non è perfetto perché è la tua stanza e la tua stanza deve essere come piace a te. Posso dirti una cosa? Se è verde, rossa, azzurra o viola come adesso, per me è lo stesso, sono felice di poterla dividere con te. Sei sempre così buona tu. E tu sei così bella. Mi piace l'idea di dividere la stanza con te. Potremmo raccontarci i nostri segreti fino all'alba, che ne dici? E darci consigli. Prestarci i vestiti, potremmo scambiarceli, che ne so, le scarpe, i pantaloni, altre cose. Mi piace l'idea. E poi potremmo leggere insieme. Che c'è? Quando ti abitui a leggere di notte è bello? Ok, va bene. Oh, come sono felice, tanto, tanto felice. Mi piace poterti insegnare qualcosa. E poi dobbiamo recuperare tutto il tempo perduto. Ovviamente, certo che lo faremo. Andremo da tutte le parti, di giorno, di notte, all'alba, a mezzogiorno, sempre insieme. Certo, certo. Ora che ho portato qui l'ultima valigia, starete tutti i giorni insieme e con me non passerete neanche un'ora. Senti, Miranda, è una mia impressione o è geloso? Non so che dire, forse un pochino. Sì, già. Hai ragione, un pochino. Comunque, sai cosa penso? Oggi tutti gli uomini sono gelosi. È possibile. Lo so, tutta questa storia di Eugenia non mi convince molto. Se io potessi, la aiuterei, ma non ho capito un granché. A lei, Felipe, non ha mai detto niente. Non riesco a capire. Luna mi dice di essere innamorata di me, che sono l'amore della sua vita e... E allora stia tranquillo. Sento una cosa strana. Ho la sensazione che provi qualcosa per lui. E che cosa esattamente? Non lo so. Ho l'impressione che si tratti solo di gelosia. Sì, è possibile. Ma penso che ci sia sotto qualcos'altro. Vado a controllare. Ah, Felipe, sempre in mezzo ai problemi.
Sì, Diego, tuo zio ha dei seri problemi. Però è davvero intelligente questo Diego. Sì, è anche molto bello, un vero bocconcino. Forse non sarebbe il caso, però... Potresti evitare questi commenti, Rita? Sì, mi perdoni, signor Eusebio. Mi scusi, signor maestro. Ma tutto alla meraviglia. Sì, è vero. Meglio di così è impossibile. Alessio è gelosissimo. Renata muore dalla voglia di sposarsi con lui. E Felipe è innamorato di Luna. E Luna? Luna è pronta per iniziare a innamorarsi di lui. Lei è geniale. Spero che non sorga nessun inconveniente, perché sono piena di problemi fin sopra la testa. Non ci sarà nessun inconveniente, Rita. Hai detto a Renata quello che ti ho spiegato? Sì, 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 sì. Renata si sta già occupando di tutto. Alessio. Lucilla, come stai? Bene, ma tu non mi sembri tanto in forma. E perché? Per la tua faccia. E perché io so una cosa. E cosa sai? So che sei molto preoccupato. E avrei qualcosa da dirti che potrebbe interessarti. Allora dimmi. Ecco, mi sembra pericoloso parlare qui. Pericoloso? Sì, ma se credi possiamo incontrarci tra qualche minuto al bar all'angolo e ti racconto meglio. Ok, ci vediamo lì. Bene. Eccoci qui, di nuovo a casa. Ah, che bello, siete tornati. Luna, hai portato tutte le tue cose? Sì, ormai non c'è più niente nella mia stanza. Ok, se ti serve qualcosa, chiedilo. Grazie. A me. No, Luna, se ti serve qualcosa, chiedilo a me. Avanti, aperto. Permesso? Avanti. Ah, ciao. Salve. Che bello vederti guarita. Sì, a dir la verità mi sento molto meglio. E sono molto contenta perché mia sorella Luna viene a vivere qui con me. Che bello. Beh, immagino che sarai ancora più contenta quando saprai che i ragazzi ti aspettano nell'atrio, tutti quanti. Sul serio? Sì. Ah, che bello, hai sentito Luna? Quindi immagino che veniate tutti, giusto? Sì, certo, mi piacerebbe venire. Posso, Miranda? Voglio che veniate voi due. Bene, allora vi aspetto. Sì. Vi aspettiamo. Bene, andiamo a prepararci, Luna. Andiamo, sì. Vieni anche tu, Toto. Oh, my crazy love. Oh, che bel sandwich, ho davvero una fame terribile. Me ne faresti uno? Tieni, mangia questo. Ti piace con il formaggio? Sì, mi piace, ma sei sicura sì, che... Sì, ora me ne faccio un altro. Bene. Raccontami, ci sono novità o pettegolezzi? No, però sei curiosa, eh? Mm-hmm. Sì, veramente ci sono alcune novità. Che novità? Martin mi ha baciata. No. Non ci posso credere, sei contenta? No. E perché non sei contenta? Vedi, non sono contenta perché mi sento un po' strana e ho delle cose da risolvere e questo aumenta la mia confusione ancora di più. Ah, sì, le cose che mi dicevi che ti creavano dei problemi? No, precisamente non parlavo di queste, ma di altre cose irrisolte. Allora c'è qualcos'altro? Mm-hmm. Beh, avanti, raccontami, abbiamo tutto il tempo. Preferirei non parlarne adesso. Ah, va bene, come vuoi, se non ti va di dirmelo. No, no, non fraintendere, non prenderla come un fatto personale. Sono solo stanca di tutta questa situazione. Parlarne mi rattrista ancora di più. Va bene, ma qual è il problema? Martin mi ha detto che continuerà ad insistere. E io so che questo porterà dei problemi nel gruppo. Dici nel gruppo dei giovani vecchi? Scusami, volevo dire nel vostro sì, gruppo. Sì, sì. Veramente io non vorrei che ci fossero dei problemi. Sai, sono contento perché sento che le cose stanno migliorando. Sì, è vero. E una volta che inaugureremo la mensa, dovremo continuare a lavorare per mantenerla. Beh, il nostro gruppo è molto unito. Divideremo i compiti. Di questo se ne sta occupando Felipe. Ah, perfetto. Martin, da un po' di giorni non ti vedo sereno. Davvero? Sì, che ti succede? Beh, qualcosa mi è successo, sì. Raccontami. Veramente, io, se non ti dispiace, preferirei parlarne davanti a tutto il gruppo. No, non mi dispiace, però dopo la festa per Miranda ci riuniamo tutti e parliamo dei tuoi problemi, ok? Ah, benissimo, ne ho bisogno. Ah,
Ragazzi, ragazzi, venite nell'atrio perché stiamo per fare la sorpresa a Miranda. Sì, Geronimo, ora arriviamo. Sì, ma dovete venire ora. Adesso, subito, ora. Ora. Va bene, sì, sì, arriviamo. Va okay. Bene. Vado ad avvisare i ragazzi che dopo ci riuniamo per parlare, ok? Ok, grazie. Non riesco a controllarmi, capisci? È molto forte quello che provo per lei. Ho capito, è molto forte, ma devi imparare a controllarti, perché Alessio è alquanto alterato per quello che sta succedendo. Io ci provo, provo a fingere, ma non ci riesco, non è facile, non ci riesco, è troppo forte quello che sento per lei. Sì, le grandi storie d'amore sono travolgenti, però credevo che accadesse solo nei film. Evidentemente no. La mia ossessione è che non si ripeta il passato. Avanti. Come va? Bene, grazie. E lei come va? Tutto bene? Tutto a posto? Questo dovrei chiederlo io, sì, lei. Sì, grazie. Perché? Perché ultimamente l'ho vista poco impegnata nel collegio. Beh, certo, con tutta la storia di Miranda ho avuto parecchio da fare, avanti, indietro, non ne posso più. Rita, io sono stato in clinica, però non l'ho vista. Ah, non mi ha vista? No. Neanch'io l'ho vista. Che strano, forse non ci siamo incontrati, perché magari lei ci andava quando io non c'ero, io andavo certo, quando lei non sì. c'era. Ok, però ci piacerebbe vederla più spesso in giro nel collegio. Sarà così, così sarà. Volevo informarvi che è tutto pronto e che la nostra piccola Miranda è già qui dentro il collegio. Molto bene, anche posso noi. Andare? Sì, grazie, faremo grazie un salto anche noi. Grazie. Devi fare molta attenzione a questa donna. Sta tramando qualcosa con Eusebio. Li dobbiamo controllare. Stai bene, Miranda? Sì, sto molto meglio, Clara, molto meglio. Quando eri malata, tutti insieme ti abbiamo preparato una sorpresa. Speriamo che ti piaccia. Sì, ragazzi, sono sicura che mi piacerà. Bene, allora chi è incaricato di raccontarle la sorpresa che abbiamo preparato? Secondo me lo deve raccontare Benji, voi che dite? No, racconta lui! Dai, raccontaglielo tu! Benji, per favore, vai, parla! Tu lo racconterai meglio di tutti! Candy! No, è meglio che lo dica Benji! Sì, Benji! Ecco, mentre tu stavi male, abbiamo deciso di farti una sorpresa. Così abbiamo aperto la mensa per bisognosi che si chiamerà Miranda, come te. Oh, davvero? Oh, grazie! Questo l'abbiamo fatto perché ti vogliamo bene e vogliamo che ti rimetta presto. Ah, ragazzi, grazie. Questo mi fa davvero molto piacere. Un momento. Adesso vorrei dire due parole. Ecco, voglio ringraziarvi tanto. Non sapete cosa significhi per me questo. Qualcuno mi ha fatto una cosa molto brutta, una cosa che non avrei mai immaginato. E questa persona è lei. Miranda. Mamma. Victoria, lasciami parlare. Lei. Che certamente è una persona impeccabile, che vi insegna come dovete comportarvi nella vita. Mi ha mentito. Mi ha sempre mentito. Miranda! No, Victoria, la lasci andare, per favore. Che vergogna terribile, che vergogna. Victoria, la prego, non faccia così, le farà male. E che cosa dovrei fare? Non mi ha dato neanche modo di parlare, di difendermi per dire qualcosa. Se solo avessi avuto una possibilità. Miranda non aveva il diritto di fare una cosa simile, mi creda. Ma non avete sentito che mi odia? L'ha detto chiaramente. Sì, a dir la verità, credo che Miranda questa volta abbia davvero esagerato. Adesso voglio andare a casa a vedere se magari... No, non è andata a casa. Come lo sai? Perché la conosco. Però voglio andare a dirle tutto quello che penso di lei. E le prometto, Victoria, che sua figlia non le dirà mai più una cosa così brutta. Io lo prometto. Che bravo ragazzo. Bene, adesso vorrei andare a casa. Vengo con lei, L'accompagno. Ah, bene, grazie. Che brutto momento, eh? Sì, direi proprio di sì. Senta, lo sa che sono molto colpita dalla sua storia? Sì, certo, è una storia davvero speciale. Non me la potrebbe raccontare? Te l'ho già raccontata, Luna.
Beh, vorrei saperne di più, se non le dispiace. No, no, non mi dispiace. Va bene. Bene, di cosa vuoi parlarmi? Della storia d'amore tra Felipe e Luna. Quale storia d'amore tra Felipe e Luna? Quella che continua a durare nel tempo. È una storia così romantica. Scusa, di che cosa stai parlando? Sto parlando della donna che Felipe chiama Eugenia. Non è Eugenia, è Luna. Ti ha mentito. Ma sei sicura di quello che stai dicendo? Sì, sono sicurissima. La donna di cui è innamorato Felipe è Luna. Quindi io ed Eugenia eravamo molto felici. Avevate dei figli? No. No, perché... Perché? Perché abbiamo avuto un problema. È successo qualcosa? No, no, ma ora devo andare. Devo proprio andare. Credo che abbia ricordato tutto. È stato Martina a richiedere questa riunione, quindi quando vuoi puoi iniziare. Ah, non sapevo che avessi richiesto tu questa riunione. Beh, sì, sono stato io perché volevo parlare della nostra situazione. Di che cosa parli? Sai di cosa parlo. Ragazzi, che succede? Succede che mi sono innamorato di Luz. Come? Hai sentito bene, sono innamorato di Luz. Ma questo non è quello che avevamo deciso nel gruppo. È sempre stato chiaro. Non mi importa cosa avevamo deciso. Io provo qualcosa di bello e voglio stare con lei. Però ti ho spiegato come stanno le cose tra di noi. Ah, quindi ne avete già parlato? Sì. No, ecco, Martin mi ha solo detto... Che ti ha detto? Senti, aspetta, lascia stare quello che le ho detto. Il fatto è che amo Luz e non posso vivere senza di lei. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di privilegiare il gruppo. Se tra due di noi fosse nato qualcosa, avremmo avuto problemi. Infatti, i problemi stanno iniziando. Beh, scusate ragazzi, però... Quello che provo per lei è amore. E l'amore è una cosa meravigliosa che non posso controllare, lo capite? Ma noi non cambieremo idea. Decidi con calma che cosa vuoi fare. Ho già deciso. Io esco dal gruppo. Sì, sì, Victoria, va tutto bene. No, 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 non si preoccupi. Un bacio, a presto. Non capisco perché le dici che va tutto bene, visto che non va tutto bene. Per tranquillizzare tua madre, Miranda. Stava molto male dopo tutte quelle cattiverie che tu le hai detto. Ti ho già detto che di lei non me ne importa niente. E ora ascoltami, Miranda. Te lo dico sinceramente, mi ha deluso moltissimo scoprire che sei così. Aspetta, Toto. No, 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 fammi finire. Lasciami parlare. Io trovo orribile che tu non sappia perdonare, Miranda. Perché se ora lo stai facendo a tua madre, un giorno questo lo farai anche a me. No, no, perché sì, mia madre non è... Tua madre ti adora e non si merita di essere trattata così. Quindi se non cambi atteggiamento... Se non cambi atteggiamento cosa? Dimenticati di me. Ivo. Ciao. Ti stavo cercando. Me? Sì. Sì, vorrei dirti una cosa. Ah, una cosa meravigliosa. Di che colore? Si può sapere? Dai, dico sul serio. Ah, sto scherzando, Vale. Non hai il senso dell'umorismo. Ivo. Sei molto bella. Sei molto bella. Grazie, grazie. Ti posso dire quello che ti devo dire? Sì, sì. Bene, ecco... Volevo dirti che io vorrei tanto che tornassimo insieme. Beh, io non voglio. Come? Non voglio, Valentina. Voglio stare da solo. Stai parlando sul serio? Mm-hmm. Parlo sul serio. È la tua decisione. Sì, è così. Per il momento basta, ragazze. È la tua decisione.
No. No, Felipe, no. No. Luna, che succede, amore? No, no, no. Amore. No, no, Felipe, no. Desde aquel día en que lo conocí.